Allora, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'organizzazione dell'Hans Hammer Camp per avermi concesso, insomma, di essere qui questa sera. Allora, che cosa vedremo questa sera in breve? Questa sera. Ecco, mi sposto un secondo. Questa sera vedremo tutta una serie di passaggi che ci porteranno dall'acquisizione del singolo messaggio di una chat. Ok, in Telegram, alla creazione di un prompt da sottomettere ad un LLM, quindi un Large Language Model tipo ChatGPT, per intenderci, quindi poi alla validazione dei risultati e poi ad una piccola analisi. Allora, innanzitutto mi presento un attimo in breve. Sono un ingegnere informatico gestionale. E, insomma, ho sempre avuto questa passione, insomma, per i dati, per i numeri, da una parte. Dall'altra, invece, ho sempre avuto anche questa ulteriore passione, quella sulla cyber security, l'open source intelligence. E proprio per questo ho cercato, insomma, ho trovato adesso, nel master dell'Università di Udine, in Intelligence and Emerging Technologies, un qualcosa che mettesse insieme questi due mondi e quindi mi sono iscritto. Ho trovato poi, questo progetto, insomma, parlando con esperti del settore, questo progetto che metteva un po' assieme un po' questi due aspetti. E quindi è ancora un work in progress perché comunque questo progetto verrà concluso a fine novembre, quindi non è ancora completo, però insomma è una buona base di partenza e volevo presentarvela. E oggi però sono qua anche con le vesti di OSINT Italia. OSINT Italia è un'associazione praticamente tra le varie attività ci fa partecipare anche alle Capture the Flag di persone realmente scomparse. E quindi come funziona? Ci dividiamo in team in tutte le parti del mondo e poi ci mettiamo alla ricerca di tutte queste informazioni sparse per il web. Ma prima di tutto un aspetto chiave di tutte le indagini che si rispettano è quella dell'OPSEC, quindi dell'Operation Security. Quindi praticamente dobbiamo tutti i vari passaggi, quelli che vedrete, ma anche se andate a fare qualsiasi indagine di qualsiasi tipo, è quella di insomma, prendere tutto insomma, con le giuste misure e con le giuste accortezze. Però dopo le vedremo, insomma, vedremo qualcosa nel corso della presentazione. Come mai ho deciso di utilizzare Telegram? Allora, fino in questo momento, perché adesso sapete che c'è stato questo arresto di Pavel Durov in Francia, insomma, che ha avuto un po' insomma, c'è un qualcosa che sta, insomma, nascendo di diverso. Però, fino a questo momento, Telegram era utilizzato da questi cyberattivisti russi, soprattutto da tutti questi attori. Quindi, ad esempio, c'erano i No Name, i People's Cyber Army, il Killnet, l'Anonymous Russia, USERSEC, eccetera, eccetera. Vediamo ad esempio in questo grafico che ad esempio il Cyber Threat Actor principale sono i Noname, che ha portato un sacco di attacchi di DDoS a questi tre settori principali, quello del governo, il trasporto e il settore finanziario del finance. Quindi allora adesso cominciamo un attimo a vedere come fare lo scraping dei canali Telegram. Allora, la prima cosa da fare, quella là che vi stavo dicendo prima, vabbè, io vi consiglio di scaricarvi una virtual machine di qualsiasi tipo, vi suggerisco ad esempio una Kali Linux con magari la versione quella di Tracelabs che è molto focalizzata su tutta la parte OSINT. Poi, vabbè, io qua ho messo un burner phone, ma non è proprio indispensabile. Insomma, un numero di telefono secondario è più che sufficiente. E una VPN, anche questo non è una cosa indispensabile, però insomma, sono buone accortezze, insomma, di Operation Security che vi stavo citando prima. Il secondo passaggio è quello di installare il Telegram Tracker Script, che è quello che vi ho citato in questa slide.
Vi ho citato il repo, in pratica ho utilizzato questo script, ho visto che funzionava molto bene, era anche facile da configurare, quindi ottimo. E poi utilizzarlo. Questo è il sito del progetto che ho utilizzato. E adesso vediamo invece come installare questo script. Quindi praticamente vabbè, ci sono i classici comandi, quelli di aggiornamento di una distribuzione basata su Ubuntu. Cloniamo il repo del Telegram Tracker, dopodiché ci installiamo tutti i vari requirements e poi andiamo a editare il file di configurazione. Il file di configurazione praticamente dovrà essere compilato con tutti i dati del nostro account Telegram. Vi consiglio di non utilizzare l'account Telegram principale perché in caso di malfunzionamento di questo script potrebbe corromperlo, quindi insomma potreste essere bannati. Quindi vi consiglio, infatti proprio per quello che vi ho detto, di utilizzare un numero di telefono secondario associato ad un account Telegram secondario. E quindi poi dopo vi ho riportato nel terzo punto i comandi, quelli per eseguire questo script. In questo caso vedete su tutta la parte destra che ho utilizzato per questo lavoro il canale dei noname 05716. Ma poteva essere benissimo qualsiasi altro canale. E poi con l'ultimissimo canale, con l'ultimissimo comando, è quello che ci servirà per poi dopo costruire il dataset vero e proprio di trasformarlo in file CSV. Questo è, una volta dati tutti questi comandi, avremo questo bellissimo file CSV. Vediamo lassù in alto tutte le colonne e poi questo è come è composto. Come vi dicevo, ho utilizzato il canale la versione russa, quindi vediamo ci sono dei caratteri cirillici. Non ho la più pallida idea di cosa vogliono dire, però insomma, quando noi facciamo copia e incolla su un qualsiasi traduttore, abbiamo una vaga idea di che cosa possono voler dire. Adesso invece vediamo insomma, qualche tecnica di prompt engineering che potrebbe tornarci utile a fare questa analisi. Questo per ottimizzare al meglio il prompt. Quindi per ottimizzare al meglio il prompt e quindi per avere una risposta migliore. Come vi dicevo, l'obiettivo era quello di trasformare dati non strutturati come dei messaggi in dati strutturati, quindi praticamente trasformarli, tirare fuori dati da questi messaggi. Possono essere, che ne so, gli obiettivi, i mezzi, i paesi da attaccare, cose di questo tipo. Il primo consiglio che vi voglio dare è quello di utilizzare i delimitatori. Come vedete, quello è stato il mio primissimo prompt che ho utilizzato. È molto, 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 molto basic. Però vedete, vabbè, qua ho utilizzato questi delimitatori per dire che quello era la parte del messaggio che doveva, dove l'LLM doveva lavorare. E dopo gli ho detto, vabbè, te, restituiscimi qui queste info in formato JSON con questi campi compilati. Il secondo consiglio è quello di utilizzare l'inglese. Questo perché se andiamo ad utilizzare un LLM principalmente americano tipo ChatGPT oppure Anthropic o altri, ma probabilmente anche quelli europei, adesso non lo so bene come siano stati trainati, però è molto probabile che la maggior parte del loro allenamento, del loro addestramento sia stato fatto in inglese, quindi loro lo capiscono meglio. Poi mi sono imbattuto anche in una ricerca di un italiano che lo vedete dal link che vi ho citato, Giorgio Rubino, che praticamente diceva che lo stesso prompt tradotto in italiano o tradotto in inglese era diverso. Era diverso a livello di numero di token utilizzati. Praticamente quando voi mandate un messaggio in ChatGPT viene prima tokenizzato, viene tipo splittato in token e poi ChatGPT praticamente poi dopo capirà in base a proprio questi token. Come vedete poi dopo c'è anche questo messaggio qua su X dove dice che praticamente utilizzando l'inglese hanno impiegato 237 token, utilizzando invece il cinese 714. Quindi se noi vogliamo analizzare molti messaggi,
è molto utile ottimizzare questo passaggio, questa cosa. Quindi è per quello che consiglio di utilizzare l'inglese. Poi un altro consiglio è quello di adottare una persona. Vedete ad esempio il prompt uno dei vari prompt che ho provato. E in questo prompt praticamente io gli sto dicendo che doveva essere un cyber intelligence analyst. Questo perché dove lui doveva pensare, doveva diciamo restituirmi un output che doveva essere coerente con la persona che gli ho detto che doveva essere. Poi un altro consiglio è quello di specificare la lunghezza della risposta. Ad esempio, se noi abbiamo dei campi di risposta aperta, piuttosto che farsi restituire queste sbrodolate enormi, enormi di dati, insomma, di parole che insomma sono anche un po' difficili da leggere, magari sono anche un po' inutili, allora gli diciamo, vabbè, restituiscimi il goal in 100 caratteri massimo. E poi, infine, questo è il consiglio, quello più utile che mi sento di darvi, che è quello di splittare il task che noi gli chiediamo all'LM in sottotask. Quindi praticamente che cosa noi gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo di praticamente di questo qua è un esempio dove gli stiamo dicendo le varie categorie, varie sottocategorie, e dopo il prompt gli dice: vabbè, c'ho un problema di internet che non mi funziona. Questo problema di internet su quale categoria e quale categoria andrà a ricadere. Vediamo poi, ad esempio, sempre su questo, vabbè, qua ci chiede anche di avere un output formattato e poi in JSON, e poi ci viene richiesto anche, insomma, c'è anche insomma, che deve essere fatto in questa maniera l'output, quindi deve essere inserito in determinate categorie, e quindi facendo così riusciamo ad avere un output che è anche controllabile. Quindi quando noi dopo dovremo andare a fare tutte le nostre analisi successive, ad esempio se noi gli diciamo che ci deve restituire una determinata categoria, in questo problema era un problema di networking, noi gli stiamo chiedendo a monte che ci suddivida il problema, ci deve dire se il problema è un problema di networking oppure un problema hardware oppure un problema software. In questo caso dopo lui ci restituirà, ci dirà che è un problema di networking, quindi noi abbiamo già clusterizzato questa tipologia di problema. È una cosa molto semplice, veramente ho fatto tutto un giro di parole per dirla. E poi c'è il secondo step, è quello della validazione. Terzo step, una volta abbiamo fatto il prompt, dopo c'è quello della validazione dei risultati. Adesso noi gli abbiamo dato tutto il nostro dataset in pasto all'LM, l'LM ci ha risposto, e abbiamo tutti questi messaggi che sono stati categorizzati in tutte le varie cose che noi volevamo, che ne so, come vi stavo dicendo prima, i threat actor, i paesi da attaccare, cose di questo tipo. Adesso noi dobbiamo cercare di capire se quello che ci ha risposto ha senso oppure no. Quindi, come facciamo? Ci rivolgiamo alla matematica, in questo caso alla statistica, e cerchiamo un attimo di capire questa cosa. Quindi che cosa facciamo? Facciamo prima un campionamento dei risultati e poi ci applichiamo dei test di ipotesi. Allora, per quanto riguarda la parte di campionamento, per dimensionare il campione possiamo utilizzare questa formula di Cochrane, che praticamente, vabbè, io adesso qua non vi sto a spiegare tutti i vari parametri, come devono essere impostati, però questa formula ci dice che se noi vogliamo, ad esempio nel caso del mio dataset, avevo un dataset di 4.800 messaggi. Di 4.800 messaggi, per riuscire a capire se quello che mi ha restituito era giusto oppure no, con questa formula mi diceva che dovevo andare impostata con i parametri che volevo, quindi che ne so, 95% di intervallo di confidenza o un 5% di errore, cose di questo tipo. Mi diceva che dovevo andare a visualizzare, dovevo andare a analizzare solamente un 380 record. Però, visto che la popolazione è finita, il nostro dataset è finito di 4.800 record, non è una popolazione infinita,
Allora possiamo applicare anche la formula correttiva, che è questa qua. Nella formula correttiva praticamente noi gli stiamo dicendo anche quant'è la grandezza della nostra popolazione, e facendo questo il mio campione da analizzare si è ulteriormente ridotto da 380 a 360. E poi qua ci sono i classici, insomma, test di ipotesi, quelli che abbiamo studiato, quindi praticamente per quanto riguarda possiamo utilizzare test non parametrici, quindi i test che diciamo non hanno nessuna ipotesi a monte della distribuzione della popolazione, quindi la popolazione potrebbe avere una distribuzione di tipologia che non so, T di Student oppure gaussiana oppure qualsiasi altro tipo. E quindi questi due test che ho trovato, il primo è quello di Kolmogorov-Smirnov per quanto riguarda le variabili numeriche, e poi quello là, il Q-quadro, per quanto riguarda le variabili categoriche. Come funzionano questi test? Praticamente servono solamente per capire se determinate caratteristiche del campione siano riconducibili anche alla popolazione. Quindi per capire se il nostro campione è effettivamente rappresentativo oppure meno. In questo caso l'ho lanciata, mi sono scritto il mio scriptino in Python e mi ha restituito che il campionamento per come l'avevo fatto era effettivamente, in queste due variabili, era effettivamente rappresentativo della popolazione. E poi c'è da calcolare, una volta che abbiamo fatto il campionamento, abbiamo capito che questo campionamento è stato fatto nella maniera corretta, dobbiamo calcolare effettivamente l'efficienza. Quindi dobbiamo effettivamente calcolare effettivamente capire quanto è l'affidabilità dei risultati che noi ci siamo tirati fuori. Per calcolare l'affidabilità ci sono diversi metodi. Possiamo farli in una maniera manuale, proprio con le mani praticamente. E in questo caso, praticamente come possiamo fare? Nel mio caso avevo 360 record da analizzare. 360 record per 8-9 variabili, mi faccio la mia matrice, valuto messaggio per messaggio, copio un messaggio originale, lo metto nel Google Traduttore, capisco un attimo più o meno che cosa vuol dire il messaggio originale. Allora, poi dopo valuto le variabili che mi ha restituito l'LLM, erano corrette, il paese che volevano attaccare era effettivamente l'Italia, sì, no? Sì, ok, allora mi metto uno. Che ne so, il metodo che hanno utilizzato era effettivamente di DDoS, sì, ok, allora mi metto uno. E cose di questo tipo. Dopo un certo punto mi creerò delle medie varianze per riuscire a capire effettivamente se questo modello è effettivamente efficiente oppure no. Questo è un metodo manuale. Ci può essere un metodo magari un po' una via di mezzo tra il metodo quello più automatico. Il metodo via di mezzo potremmo, che ne so, utilizzare una specie di crowdsourcing, quindi possiamo delegare tutto questo controllo a degli indiani cinesini nel web, che ci sono dei siti proprio fatti apposta dove tu gli metti il tuo dataset, gli fai una specie di questionario, poi dopo loro ti rispondono. Oppure si potrebbe pensare a qualche metodo più automatizzato. Ho visto che c'è la libreria OpenAI Evals, non l'ho ancora provata, però insomma potrebbe essere un metodo, insomma, da provare. Però immagino che comunque bisogna fare delle cose manuali prima. Perché da come ho capito, questo OpenAI Evals serve per crearsi, insomma, delle specie di casistiche di test, e per poi dopo, quando rilanciare tutto il nostro script con altri modelli. Quindi, ad esempio, se io l'ho lanciato la prima volta con ChatGPT 4o, lo posso lanciare una seconda volta col 3.5 oppure, che non so, con Google Gemini oppure con un LLM che mi sono creato io, e quindi verificare proprio tramite con questi casi di test effettivamente qual è il modello quello più efficiente. E poi, per concludere, dobbiamo proprio andare a utilizzare insomma, i dati che ci siamo tirati fuori tramite l'LLM. Allora vediamo, ad esempio, a sinistra, che c'è il Sankey chart che vi ho fatto vedere prima,
dove vediamo che i primi tre settori attaccati, in questo caso dai No Name, erano quello governativo, dei trasporti e poi quello economico-finanziario. Vi ho riportato in alto a destra la ricerca che ha fatto la Yarix nel 2022. Anche in questo caso loro avevano rilevato che i primi tre settori attaccati erano quello governativo, dei trasporti e quello finanziario, ad attacchi di DDoS. E poi vediamo in basso a destra quello che ho rilevato io facendo andare tutti i miei script. Anche in questo caso governativo, legale, trasporti e quello economico-finanziario. Allora, questo è solamente per darvi un'idea di massima. Quello ad esempio della Yarix ha utilizzato i dati solamente dei primi 8 mesi. Questo qua, quello della SEC Alliance sulla sinistra, ha utilizzato i dati del primo anno e mezzo, e io ho utilizzato i dati dei primi 2 anni. Ok, sono veramente dataset diversi, però questo è per farvi vedere che più o meno siamo arrivati, anche se i dataset originali erano diversi, siamo arrivati più o meno alla stessa conclusione. E bene, questo è tutto, vi ringrazio. Domande? Qualcuno ha domande su questo talk? Non ne vedo. Allora, grazie Michele per aver condiviso la tua esperienza e competenza qui a Desk 2024. Un grande applauso per lui. Questi sono i miei social, c'è Telegram e dopo c'è LinkedIn. Se volete beccarmi, restiamo in contatto. Sono Michele Zoppè. Bene, grazie mille.